Ciao a tutti, oggi prepareremo la cheesecake al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 5 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono biscotti secchi, burro morbido, panna fresca, zucchero, gelatina in foglia ammollata, yogurt al limone e formaggio fresco spalmabile. Per la gelatina, zucchero, maizena, acqua, gelatina in foglia ammollata e qualche goccia di colorante giallo, la scorza e il succo di un limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti. Poi chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 5. Mettiamo da parte il trito di biscotti. Senza lavare il boccale, mettiamo il burro. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti, 50 gradi, velocità 2. Aggiungiamo il trito di biscotti e facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 4. Il composto per la base è pronto. Adesso lo trasferiremo in uno stampo a cerniera del diametro di 20-22 cm, rivestiremo il fondo con carta da forno e nei laterali posizioneremo un foglio di acetato. Posizioniamo la tortiera in frigo. Senza lavare il boccale, mettiamo lo yogurt. La panna, il formaggio spalmabile, lo zucchero. E per ultimo i fogli di gelatina, li strizziamo per bene prima. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti, 50 gradi, velocità 5. Composto è pronto, adesso lo verseremo sulla base di biscotto. Adesso lo riporremo in frigo per almeno 5 ore. Prepareremo la gelatina. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza del limone. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 10. Prendiamo lo zucchero sul fondo del boccale. Versiamo l'acqua.
il succo del limone, l'amido di mais, il foglio di colla di pesce ben strizzato. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 4 minuti, 90 gradi, velocità 3. Adesso trasferiamo la gelatina in una ciotola e la mescoleremo con delle gocce di colorante per alimenti giallo. Abbiamo ripreso la cheesecake dal frigo, adesso verseremo sopra la gelatina. Posizioniamolo in frigo per almeno mezz'ora e poi decoriamo. Cheesecake al limone. Grazie e alla prossima ricetta.